13 procedimenti istruttori nei confronti di società che operano nel settore gas e luce. Il procedimento è stato aperto dall'antitrust nei confronti delle 13 società per la mancata trasparenza nell'indicazione delle condizioni economiche di fornitura di energia elettrica e gas sul mercato libero. Una serie di rilievi indicati dall'autorità garante della concorrenza e del mercato che si riferiscono sia alla documentazione contrattuale che a quella promozionale. L'indagine verte anche sulle condotte aggressive degli operatori e l'applicazione di penali in caso di recesso o di costi di servizi non resi. È positivo che l'autorità abbia avviato un'indagine per sanzionare alcune imprese del settore energia e gas che non si comportano correttamente nel rapporto con i consumatori. Però occorre dire che questo è il sistema che consente alle imprese del settore di poter raggirare, informare i consumatori con informazioni ingannevoli e addirittura aumentare poi le tariffe rispetto agli impegni assunti. Occorre un consiglio ai consumatori e ritornare a quello che è il mercato vincolato, dove le tariffe sono stabilite dall'autorità e quindi si evitano questi raggiri. Un consiglio anche al governo: se si vuole realizzare un vero mercato dell'energia libero, occorre consentire ai consumatori di acquistare l'energia elettrica e il gas al supermercato. Vado al supermercato, voglio acquistare 100 kW di energia elettrica o 100 metri cubi di gas, guardo quella che è l'offerta più conveniente e l'acquisto.